Ah. La prima bottega che vengo e non è te capito. Se tu hai accattato qualcosa là dentro, c'è così, per dire, o vigliano, o latte. Fratemi per esempio, un litro di latte. E sono figlia la signora di Salerno. Oh, nananì. Ho una nannina che lì è Salerno. Ah. Quando va già là, la tascella buona, che le dà una figlia che è una cosa difettosa. Piglievo fanno belle strisce di lambaci. E dice, parate quelle che serate, perché mi ha succedetto, io ho saputo, perché cammiezza l'hanno visto tutto qua. Mamma mia, pigliai uno, un chilo, un macellaio, e tre chiavati. Perché si faceva, si accattava la carta e tutte cose, che le puzzava, si poteva E mangiare. se fanno sì cose. E beh, allora disse, si voleva che la fidanzia, mamma mia, hai già la mano. Buffed. Poi, insomma, hai fino ai denti, si scassai o vedere la vetrina. Signora, d'eroide, questo che ti ha fatto? Mi ha scassato un certo. Per me non è niente, ti ho scassato solo io. La prossima volta carai, che la fidanzia, ma nei figli miei, ti scasso io e pure cocca da cocca. Salutai che il stando mette i capelli giù. Dice, è pure mamma vostra, è una signora, senza offesa pure. Quando cammina tutto quanto, dice, che bella femmina, che bella femmina. E porta sempre una signorina vicino. No. Ai sono qui, senti, io esco sempre con mamma. Ma dove si trovava sta Yang? Proprio come inizia, pigli a chiesa. Ma dove, paese? A seconda di là, Ah. sempre là. Quando dicendo un te capisci, subito conosci. E beh, vanno fatto fessa a buchi. Che non sapevano voi come siete. Perciò l'hanno fatta, dice, ma levato. Senti, ma che già ci è passata buono perché stava mia sorella che la più grossa di me, vicino a me. E dice, vicino ma c'era la carne buona a mia mamma. E essa dice, meglio che questa che ci ha girato, nessuno lava la carne come lava la mamma vostra. Mamma, io sta a casa, mamma nostra, io sta a casa, ho trovato che lo puzzava. Era facile. Pigliai, sono mettete ma ho portato a casa sempre i carabini. Facete una lana, facete una cosa, chiamai l'avvocato. A denuncia, o denunciare Ho che c'è stata denunciato. canna variata. Chi lo chiamavano? Il dottore Montazzi, come si chiamava, quello che faceva queste cose, io lo conoscevo. Cioè, mamma, io mi ho fatto il dottore che sa bene, mamma sa bene. Chiedo un coppa, lo denunziai. Ma figlio, io come, signore, perché io e mamma facevo stare là fuori, facevo cambiare la sta casa. Signoria, voi ci siete? Senti, sono andata a figlia della signora di Salerno. Senti, mi dà conosciuto. A faccia ci conoscete? Ma perché, che è successo? È venuta io con mia sorella, quella più grande di me. Tanto che è vero, che ha detto vicino a me, Antonia e Vigliacan, com'è bella sta chiamando. Sta bella, fresca, pulita, pulita. Niente di meno. E non ce ne siamo accorti. Sono arrivata a casa. Per la carne, la mamma si è già fatta vedere. A chiamare che la carne puzzava. E si è già fatta, mamma, e te l'ho pigliata. Gitti, a tranquillo sotto là. Vicino a Antonetta i capelli. Ah sì, mi vuole denunziare. E mamma mi ha denunziato.
È normale, perché chi le diretta la canna variatica, non si fanno queste cose. Salutare mamma, certo mamma, mi figlia, mi che combinato, che mi ha da chiudere solo, che lì già è nata morta. Certo, mamma, a te i soldi non ti voglio, papà mi va a faticare per te portare i soldi. In casa opera in terra, caccato mettono a chi lo servizio. Non ma. Signore, pure il cadinto state sbagliando. Cioè, non me ne va a cadinto. Se non piglio i soldi e mi metto in coppa d'acqua, che le ha già speso, la canna l'ha già ittata, oh, ti faccio vedere, ti ripeto a te. Là te l'ha già ittata. E questo non li viene a fare. Proprio a me, diciamoci. Questo non me li viene a fare. Certo, chi non te le va a fare? Ma di sacrere che papà mi va facendo un culo la notte. Che puttana. Papà mi è un signore. E poi ci portiamo avanti a noi. Mancano all'idea per tenermi. E caldo dicendo tutto qua. Quando dice al signore sale. Andai in mano così. Cioè, e capite? Scusa. Non lo qua. Facite sentire fatta noi. Voi mi fa uscire perdere i clienti. Che cazzo me lo fotte a me? Io ti faccio perdere i clienti a te. Tu mi hai fatto perdere i soldi a me. Voglio fine all'ultimo soldo e che la fidanzica già età. Mo, annanza a me. Mo sti che pure sono mazzo te. Che lei mi ha chiamato mamma pazza. Senti, guarda. La sora mia che sta qua fuori, che lei è la prima sora mia, non ti fa sentire, perché che si sente e se ne è vero tutte le cose che hai fatto, che le cadine vengono a Gesù, perché la sora mi sa fare tutte le cose, che lei è una guardi come una, o che ti ha privato, ti ha capitato, sta qua fuori. A cinemino, no, voglio bene, signorina, perché lo mettete a pagare. Io tengo i figli, ma con mia zavia, e papà mio non tiene i figli. No, ci hanno mangiato tutti i madosi. Un attimo. Cioè, che tanto danno, che la fianca è sapo. Te che si sono detto, che è rinno, non hai chiurito. Riuscite che non mi dava chiurito, che si va a guaiare. A guaiare è stato, no, a mamma. E lì, che la verità è bella, bella. Che le mi cose pure vestite a me. Io come mi pare, come mi fa, come mi fa. Subito ha paura che quello mi denuncia. Ha paura. Certo, mamma mia, questo non li darisce. Perché mia figlia è figlia anche ad essere figlia. Quando ha fatto lavoro, che le darisce a me mi era tanto. Sia a voi che conviene bene. È giusto. E se no, quello che sai, giù, bancaria. Quello che c'era il lavoro che ha fatto. Amici, Irene, e amici sì. Cioè questo noi non potevamo fare. Rubio, certo, non anni rubio facevi. La figlia vostra non lo fa. Non guai, i tanti figli. E certo, mamma, quando andai in coppia, papà, da me era venuta a faticare. No. Che è successo? Agli occhi sta caro solo. Vedi che ha combinato. Ha combinato. Mi dai a mamma ciò con dai. Hai già me lo fesso. Dice papà. La mattina lo va. Dice mamma a faticare. E perché va a faticare? Per lo spazio, per lui, per i figli miei, per te. Che tu hai fatto sempre al Signore. E lei continua a fare. Io voglio faticare pure la notte. Però attenta da mancare niente. Papà, a me non mi manca niente.
lo sai che mi manca su la soddisfazione. Sai, dai mamma, mo torno a cominciare, state zitto. Mamma, accetti, ma tu perché ogni tanto zitto, tu fai mettere a chi lo servizio? Ah, non è giusto così. Accetti, papà quando ha fatto i soldi a chi? A me. Un verso a mangiare anche i papà mia, certo. La dave a lezione. Tu un guai. Che le già tenano una cosa, un senso che teneva, stava bullata. Non poteva venire. Che le già faceva una scusa. Perché non era pavato un senso che cosa. Stava indietro che i soldi. E certo, che le già un po' raggiustiamo. Che lei è morto pure un marito, che le danno quattro figli, la da buttare nato. Non ho fame, mamma, non ho fame. Va, ciao, pace buca, al prossimo racconto. Dici? Saluto. Ciao, pace buca. Al prossimo racconto. Il prossimo racconto, a poco. Buona domenica a tutti, dici. Buona domenica a tutti. Ciao.